l'idea di fare la conferenza fuori dalla Farnesina e portarla a Napoli per questa edizione e poi in altre città in futuro nasce proprio dall'esigenza di creare un contatto tra i nostri istituti di cultura, che sono la rete attraverso la quale si realizza l'attività di promozione culturale, e le realtà culturali territoriali. Quindi ovviamente il direttore generale dei musei oggi, Osanna, ha parlato della valorizzazione dei musei locali, della necessità di far conoscere al pubblico mondiale i tanti tesori che noi abbiamo in musei, che non sono quei 5 o 6 più visitati da turisti che vengono da tutte le parti del mondo, e valorizzare anche tesori sconosciuti che abbiamo nei depositi di tanti musei. Ma ovviamente non ci vogliamo fermare qui, vogliamo creare un contatto tra la rete dei nostri istituti di cultura e le espressioni culturali che nascono dai territori italiani, che sono così diversi per tradizione, per vocazione. Quindi di qui l'idea di uscire dal centro e andare anche in periferia per trovare nuove proposte, nuove idee, per allargare anche il pubblico dei nostri istituti di cultura. Abbiamo purtroppo avuto la perdita di una scuola statale, quella di Asmara, non per cause dovute al nostro sistema, ma per la volontà del governo locale. Abbiamo però pensato che per diffondere di più il modello educativo italiano, che è un modello di altissima qualità sia dal punto di vista didattico ma anche dei valori che trasmette, è un modello infatti particolarmente inclusivo, cosa che lo caratterizza rispetto a tanti altri. Ecco, per diffondere di più questo modello, la via più facile, più logica, più sostenibile è quella di aumentare il numero delle scuole paritarie, cioè scuole private che hanno però il riconoscimento del nostro Ministero dell'Educazione. E quindi abbiamo rinnovato l'accordo con la società Dante Alighieri, inserendo anche questo punto tra le nostre collaborazioni, quindi avere la Dante che ci aiuti a portare altre scuole sul percorso del riconoscimento. E poi realizzeremo un evento in autunno proprio dedicato al modello formativo italiano all'estero per lanciare questo progetto di ampliamento della rete. C'è competizione con i nostri tradizionali paesi amici, alleati europei, extraeuropei, insomma anche sul fronte della diplomazia culturale? Certamente è una competizione benefica, benigna se possiamo dire così. Ovviamente noi abbiamo un rapporto di 1 a 10 rispetto alle risorse che la Germania dedica alla promozione culturale, però noi abbiamo dei contenuti così forti che ci consentono di giocare la partita con buone possibilità.